Dopo aver passato la settimana ad approfondire questioni giuridiche come pacche sul fondo schiena e fughe di teppisti dalla polizia, affrontiamo una questione altamente controversa. Parliamo del fenomeno dei minori stranieri non accompagnati che giungono in Italia. Beccati questo, Shai. Indipendentemente dal fatto che al Ministero per gli Interni ci sia un ministro di estrema sinistra, come una Lamorgese qualunque, che vede tutti gli immigrati come profughi di guerra, o viceversa, un ministro di estrema destra, come Salvini, o quell'altro, come si chiama, Minniti, che vedono gli immigrati principalmente come squadre di rugbisti escluse dal proprio campionato e quindi con molto tempo da trascorrere in Italia in vacanza. Una sola regola è sempre stata rispettata da tutti i governi. I fanciulli si accolgono sempre, comunque e ovunque. Per i governi e la magistratura italiana non è pensabile respingere i minori alla frontiera. Questo significa che provvisoriamente in Italia i minori si accolgono sempre, comunque, ovunque e in qualunque caso. Dato che questa è un'abitudine italiana e non europea, i tedeschi, per esempio, il respingimento dei minori lo contemplano e come? Potete facilmente immaginare che cosa stia succedendo. I minori stranieri non accompagnati, quando possono, arrivano in Italia e non altrove. Ragione per cui, se negli anni passati erano poche centinaia, adesso sono quasi in 10.000. O perlomeno questi sono i dati diffusi dal Ministero degli Interni al 31 ottobre 2021. Secondo alcune fonti che non ho avuto modo di verificare, pare che un migrante su 5 sia un minore non accompagnato. Secondo le statistiche del Ministero, che dovreste vedere qui di fianco, sono quasi tutti maschi e nella stragrande maggioranza dei casi hanno fra i 15 e i 17 anni. Se ve li immaginate in fuga da posti come Siria, Afghanistan e altre zone calde del globo, state prendendo una cantonata colossale. Nella stragrande maggioranza dei casi, questi minori provengono da nazioni che non sono in guerra. Principalmente provengono infatti dal Bangladesh. Addirittura il Bangladesh da solo contribuisce per un quarto dei minori presenti nel nostro paese, Tunisia che da sola pesa il 15,7%, Egitto che da solo pesa il 13,2%, Albania che da sola pesa per l'11,20%, Pakistan 6,4% e Costa d'Avorio 3,3%. Salvo errori di calcolo da parte mia, almeno il 70% dei minori non accompagnati non proviene da zone di guerra. E naturalmente, se fossero adulti invece che minorenni, riceverebbero un invito ad andarsene prima e un decreto di espulsione dopo. Nel bene o nel male, la narrazione ufficiale afferma che la stragrande maggioranza dei minori stranieri non accompagnati risiede nelle città del nord. Spesso e volentieri i servizi giornalistici hanno come scenario Milano, Torino e altre città settentrionali. Nella realtà, però, la stragrande maggioranza dei minori stranieri non accompagnati risiede, fra virgolette, al sud. Pensate che la Sicilia da sola ospita un terzo del totale dei minori stranieri non accompagnati. Il mezzo preferito per raggiungere l'Italia, e ci tengo a sottolineare che preferito va inteso fra virgolette, è la barca. Guardate quanti egiziani raggiungono l'Italia via mare. Stessa cosa vale per tutte le altre etnie e regioni, con l'eccezione fatta dell'Albania. Gli albanesi, per qualche strana ragione, vengono rintracciati tutti sulla terraferma, ma gli altri preferiscono indubbiamente il mare. Il grafico che state guardando è relativo ai rintracci dell'ultimo mese e tende a smentire la narrazione ufficiale secondo la quale i minori non accompagnati affrontano viaggi della speranza che si protraggono per mesi e mesi. Apparentemente, sulla base dei dati statistici, i minori fanno viaggi brevi via mare. Quindi i casi sono due: o preferiscono affrontare un pericolo maggiore per avere un risultato immediato, oppure c'è qualche organizzazione che li aiuta ad arrivare. I minori che si allontanano dalle cosiddette strutture di accoglienza non sono tantissimi, però nel solo mese di ottobre sono stati più di 300. Un terzo di questi ha nazionalità tunisina. I minori tunisini
vedono sostanzialmente queste strutture di accoglienza come degli ostelli, dei punti di passaggio, non di arrivo, non di inizio verso una nuova vita. Questi sono i dati che né il Ministero né le forze politiche hanno interesse a nascondere. Fino qui la narrazione è lineare. Noi italiani siamo i buoni che accolgono i minori stranieri non accompagnati. E naturalmente è giusto così. Quello che il dossier non ci racconta sono invece le noti dolenti, sono i contro di questa strana immigrazione. L'immigrazione dei minori stranieri non accompagnati presenta infatti dei problemi non indifferenti sotto profilo economico, sociale e giuridico, problemi dei quali nessun ministro degli interni parla volentieri. In primo luogo la narrazione popolare vuole che questi minori scappino da guerre e che siano quindi dei cuccioli smarriti. Ecco, nella stragrande maggioranza non è così. Abbiamo visto che quasi tutti hanno più di 15 anni e non stanno fuggendo da guerre, stanno arrivando in Italia perché vedono i loro amici sui social che fanno la bella vita e hanno fame di denaro. La maggior parte dei minori stranieri non viene in Italia solo per trovare un posto migliore, ma viene soprattutto per guadagnare di più e in fretta. Immaginatevi i guai che possono combinare tanti piccoli fan di Dona Lee, per intenderci. In teoria, per correggere questo problema dovresti intervenire massicciamente fornendo a questi minori un ampio supporto. Dovresti trovare mediatori culturali, insegnanti ed educatori che si dedicano a queste persone, non dico a tempo pieno, ma quasi. Ed ecco che subentra il problema economico. Prendersi cura in maniera decente di ogni minore non accompagnato costa fra le 100 e le 150 euro al giorno. Spannometricamente questi minori costano allo Stato italiano fra i 360 e i 500 milioni di euro all'anno. Questa cifra può farti riflettere, indignare oppure farti venire l'acquolina in bocca. Dipende. Se sei un cittadino normale probabilmente ci rifletterai su. Se sei un cittadino di centrodestra probabilmente ti indignerai un poco, perché questi minori non vengono da zone di guerra, vengono da stati che sono riconosciuti dalla comunità internazionale come nazioni normalissime, non esattamente come una Svizzera qualsiasi, ma come una Francia, sì. Oppure ancora leccare i baffi, nel caso in cui tu veda nel sociale una grande opportunità di business. Per prendersi cura dei minori stranieri non accompagnati servono tante strutture e queste strutture da almeno 20 o 30 anni sono tutte private, tutte convenzionate con i comuni, con la regione o con il Ministero degli Interni, il che permette a migliaia e migliaia di persone di avere un posto di lavoro e ai politici di avere una certa entratura e di acquisire un certo consenso. Tuttavia, affermare che i minori stranieri non accompagnati ti costano fino a 500 milioni di euro soltanto per l'ordinaria amministrazione potrebbe essere alquanto impopolare. Per cui, che cosa si fa a livello di governo? È semplice. Si crea un fondo da cui attingere il denaro, ma gli stanziamenti sono pari alla metà del minimo, ovvero a circa 160-180 milioni di euro l'anno. Il resto dei soldi, gli altri 160-180 milioni di euro l'anno se ti va bene, oppure 350 milioni di euro circa se ti va male, li prenderai dai fondi che lo Stato distribuisce ai comuni. Naturalmente, se riuscirai a operare bene e troverai dei minori ben predisposti, potresti ottenere un domani dei cittadini modello. Ma viceversa, se dovesse prevalere la visione della vita che questi minori hanno avuto fino al giorno prima, corri il rischio di trovarti con tanti cloni di un in giro per l'Italia. E questi cloni causeranno dei danni che comporteranno altri costi. Senza contare che se non hai principi etici e morali, la soluzione migliore per fare soldi in fretta è quella di dedicarsi al crimine vero e proprio, con tutte le conseguenze nefaste del caso, a meno che tu non sia un capo mafia o un avvocato che con il patrocinio a spese dello Stato ci campicchia. Ecco, ci sono poi anche problemi di altro tipo, giuridico e sociale. Sotto il profilo giuridico, in teoria, tu non dovresti accogliere sempre e comunque tutti i minori stranieri
stranieri non accompagnati. A livello puramente teorico non li puoi respingere alla frontiera, ma devi sì prendertene cura, ma dovresti altresì fare un'istruttoria, verificare se c'è qualche motivo valido per tenere il minore nella nazione, oppure se sarebbe preferibile impacchettarlo e rispedirlo da dove è venuto. A differenza di quanto avviene con gli adulti, un motivo per trattenere un minore nella nazione lo si trova quasi sempre. Nel caso degli adulti, per esempio, nessuna richiesta di asilo o di permesso di soggiorno potrebbe essere accordata a qualcuno che emigra per motivi economici. Viceversa, nel caso dei minori, se il minore, tramite un'associazione, suo avvocato o anche personalmente alcune volte, riesce a dimostrare che è controproducente per lui tornare in patria, allora quel minore diventa un problema italiano, quantomeno fino alla sua maggiore età, e spesso e volentieri anche dopo. Poi, naturalmente, al compimento della maggiore età potrebbe continuare a essere un problema italiano oppure una risorsa. Dipende sostanzialmente da lui e da come sono stati svolti gli interventi a suo favore. Se il ragazzo vuole inserirsi in società, essere utile e contribuire al suo sviluppo, sarà una risorsa. Se viceversa ha sviluppato o è rimasto dell'idea che l'Italia sia una specie di bancomat e di paradiso del Bengodi, dove tutto è dovuto in cambio di nulla, beh, allora probabilmente resterà un problema. Sperando di non avervi scandalizzato troppo con la visione cinica della realtà che mi contraddistingue, affrontiamo l'ultimo aspetto critico. I minori stranieri non accompagnati possono svolgere la comoda funzione di cavallo di Troia per l'immigrazione più o meno irregolare ma regolarizzabile. Mi spiego meglio. Se un minore riesce a entrare in Italia e gli viene riconosciuto l'asilo o una protezione sussidiaria, ottiene automaticamente il diritto al ricongiungimento familiare, a prescindere dai limiti di reddito e dalle altre condizioni a cui sono sottoposti gli adulti. Motivo per cui, se una famiglia straniera intende trasferirsi in Italia, la soluzione più logica diventa quella di mandare avanti un figlio minore non accompagnato. Gli si fa ottenere un permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria e poi si attua il ricongiungimento. In questo modo tutti i membri della famiglia possono venire in Italia in barba alle altre regole. Se la cosa vi può interessare, alcune associazioni che si preoccupano di accudire i minori non accompagnati hanno scritto dei veri e propri manuali operativi per gli educatori e gli operatori che spiegano come questo tipo di operazioni può essere condotto. Ricordo, principalmente a me, ma anche a voi che mi seguite, che questo tipo di operazioni è perfettamente legale. Lo Stato italiano ha predisposto queste norme per favorire i minori che si trovano realmente nei guai, dove realmente nei guai andava inteso, quantomeno una volta, come minori che fuggono effettivamente da guerre o da persecuzioni di vario tipo, mentre in realtà al giorno d'oggi il sistema viene usato per bypassare difficoltà economiche della famiglia d'origine. E voi cosa ne pensate? È un sistema giusto o sbagliato? Che cosa dobbiamo fare quando ci troviamo di fronte a dei fanciulli o comunque dei minorenni? Li dobbiamo accogliere oppure li dobbiamo riportare da dove sono venuti ogni qualvolta non si trovino incastrati in mezzo a un conflitto o una persecuzione in senso stretto? Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto, se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo e iscrivetevi al canale che abbiamo ancora bisogno di crescere. Grazie ancora di tutto e a presto!